Es gibt keine Ebene mehr zum Durchwandern, weder Täler zu durchqueren, noch Gipfel zu stürmen. Jede Bewegung ist Anfang und Ende. Jedes Wort ist Alpha und Omega. Jeder Blick eine vollkommene Handlung. Das Lächeln am Gartentor ist eine Opfergabe an die Grenze, die uns zusammenführt. Non ricordo quale sia stata la prima poesia che ho scritto, molto probabilmente perché quando ho fatto la scelta del primo volume, forse non l'avrò neanche inclusa, perché come tu sai, poi si fa una scelta. Ma posso citarti la poesia Verstummung, meine Sprache grenzt mich ab, ich habe sie aufgegeben, mit deiner verfaule mir die Gefühle im Bauch. Ammutire, la mia lingua mi isolava, con la tua mi si impudriniscono i sentimenti in pancia. La dedica è a Paul Celan. Questa poesia è diventata un classico, viene citata, è stata introdotta in tantissimi libri scolastici, ma viene sempre interpretata nel senso monoculturale. Cioè, si pensa che questo ammutire avviene perché non conosco, l'io lirico non conosce la lingua. In realtà l'io lirico conosce la lingua, ma è una lingua diversa da quella che l'interlocutore si aspetta e per cui l'interlocutore non è in grado di accogliere questi sentimenti e i sentimenti che non vengono accolti imputridiscono, sono maturi ma imputridiscono. Ecco, questo è il senso di questa mia prima poesia. Eccomi qua. Sono un signore di una certa età, vivo a Monaco da un anno, in questo appartamento dove io ho una stanza in cui passo la giornata, sia la notte sia quando durante il giorno lavoro. In questa stanza ho appeso quattro quadri che mi sono molto vicini. Il primo è un quadro di un grafico tedesco, Hap Chris Haba, e una allegoria a quello che faccio da sempre, un'allegoria alla poesia con un libro, un fiore e ovviamente il poeta. Il secondo è un quadro di un pittore turco, Hanefi Yeta, e è un po' una reazione a una mia poesia in cui parlo di un immigrato che va a fare la spesa e a casa nella sua busta di plastica trova un melone, un chilo di pere e un chilo d'uva. È un quadro che io trovo molto intenso e a cui mi rivolgo quando non vado avanti con quello che vorrei scrivere. Il terzo è un cartone di Geloš Gjokaj, un pittore albanese
vissuto per anni a Roma e che ho incontrato ad Augsburg, con cui abbiamo fatto diversi progetti. È un cartone che mi ha regalato, in cui io intravedo lo sviluppo dell'umanità dal basso in una grotta verso un futuro molto intenso, molto colorato. Il quarto, che si vede anche alle mie spalle, è un quadro, una grafica, una stampa di Maurilio Minuzzi, immigrato a Colonia, ma sempre artista, e in questa sua grafica c'è raccolto un po', o viene rappresentato un po', lo spirito di quello che stiamo vivendo attualmente. E cioè, sullo sfondo si vede un cielo molto gonfio di nuvole pesanti. Al centro un paesaggio circondato da una pianura ricoperta di rifiuti inquinanti. Al centro c'è questo paesaggio che è protetto da montagne, ma anche da muri che lo proteggono, fortificano. E all'interno c'è questa nostra anima che si ritiene sicura, protetta da questa massiccia difesa che invece è inutile perché l'inquinamento piove dall'alto e il virus non sappiamo da dove vive. Ecco, sono quattro quadri che rappresentano un po' anche tutto il mio sviluppo di scrittore, intellettuale, ricercatore interculturale. Al di là di questo, ho una mia quotidianità, attualmente molto ristretta, ma vado a passeggio, incontro una parte della mia famiglia, di quelli che vivono con noi qui a Monaco, mentre un'altra parte vive a Londra, e quindi siamo anche noi costretti un po' a comunicare attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione che per fortuna esistono. La domanda sulla partenza è un po' una domanda strana perché a secondo degli anni e col passare degli anni cambia la risposta. Cambia la risposta perché arrivano altre esperienze che fanno rivedere in un modo diverso il perché si è andato via. Una domanda che fa sempre ripensare, fa venire in mente il momento del distacco, che può essere liberatorio se c'era un conflitto che ha portato alla partenza, ma può essere anche, come dire, drammatico perché si va via da un posto dove non si deve spiegare a nessuno perché si è lì, perché si vive lì, mentre vivendo fuori si è sempre esposti a questa necessità di giustificare la propria presenza. Apparentemente sono andato via perché non volevo fare servizio militare
E quindi ho preferito andare in esilio, diciamo così, perché subito dopo sono stato denunciato perché ero emittente di leva. Ma sono andato via anche perché ai figli di contadini e di operai, braccianti, artigiani del sud non era dato nessun motivo per rimanere e non era dato nessun motivo per rimanere perché non era previsto che questa generazione potesse dare dei risultati, raggiungere delle competenze da insidiare i figli della borghesia, dell'alta borghesia, che dovevano succedere ai loro padri, alle loro madri, nelle posizioni già occupate. Quindi mi sono cercato uno spazio fuori dove poter realizzare quello che poi con gli anni ho fatto, cioè diventare uno studioso di letteratura interculturale. Uno scrittore, comunque, lo sarei stato anche in lingua italiana perché ho dentro la creatività e quindi ho concluso, diciamo, ho raggiunto quello che mi sarebbe stato molto probabilmente impossibile nel paese in cui sono nato. A me stesso, ascoltando il richiamo della civetta. Nelle notti di novilunio, quando l'oscurità si assottiglia come il respiro nelle gelide albe di febbraio, mi attardo sulla soglia della mia esistenza a dirmi parole tranquille. Credo la domanda sul momento in cui ho deciso di leggere non si è mai posta in me perché, come tu ben sai, in una comunità di contadini e di artigiani, braccianti, allevatori, la lettura è ben poca cosa, a parte, diciamo, quei calendari messi sulle pareti delle cucine, qualche libro di santi o qualche rivista che arriva così per sbaglio, ma pochissima cosa, non è mai una scelta, è qualcosa di occasionale. A scuola c'era da fare i compiti, al ginnasio c'era tutto un mondo che non conoscevo, e che era abbastanza pesante scoprire, all'università, come sai bene, anche tu c'erano le materie e quindi bisognava studiare, soprattutto a memoria, i contenuti di questi libri fatti dai docenti, ma non c'era niente di stimolante, era tutto un mandare a memoria per superare gli esami. Forse la lettura l'ho scoperta per necessità per imparare il tedesco, quindi ho cominciato a leggere letteratura tedesca e ho letto anche qualcosa di letteratura italiana per via del mio insegnamento come docente di lingua e cultura italiana presso un'università tedesca. Non ho letto grandi opere. Sto riscoprendo adesso opere classiche che sento dentro, come l'Iliade, l'Odissea, le opere di Platone, Dante, cioè opere in cui sento che ci sono dei protagonisti che hanno delle forti necessità per capire se stessi. Quindi opere di saggistica,
di filosofi tedeschi come Adorno o Gadamer, cioè opere esistenziali. Ho letto tantissima letteratura italiana contemporanea, tantissima letteratura contemporanea tedesca, ma è rimasto ben poco. Cioè, al libro chiuso mi sono accorto che dentro di me non è cambiato granché. Mi sono interessato tantissimo, ma non solo per la professione, di opere, di romanzi interculturali scritti in francese, in inglese, in tedesco, spagnolo, da autori provenienti da tutte le parti del mondo. Cioè questo è quello che ho letto. E queste opere mi hanno aiutato a capire anche la mia situazione di una persona che vive in una cultura che non era la sua, ma che vuole contribuire a sviluppare questa cultura. La tua domanda è perché ovviamente scrivere poesia per iniziare. Ci sono dei motivi molto molto concreti, come per esempio negli anni 70 in Germania la poesia era molto apprezzata, c'erano riviste e molte collane di poesia, quindi era facile poter pubblicare in riviste o poter pubblicare in volume. Ma la poesia permette anche di scrivere attraverso gli occhi come reazione immediata, mentre il romanzo ha bisogno di una cronologia dei fatti e quindi di una profondità del tempo che io allora nella lingua tedesca non avevo. Non so fino a che punto ci siano autori tedeschi a cui non interessa la letteratura interculturale o che si oppongono alla letteratura interculturale in lingua tedesca, ma non è un interessante. Da immigrato si è sempre esposti a conflitti non cercati e quindi dopo quasi 50 anni di permanenza in Germania mi sento abbastanza tranquillo. Le critiche abbastanza cretine sulla mia poesia da parte di poeti che forse volevano essere pubblicati dalla casa editrice, ma questo succede da tutte le parti, non è perché io sia un poeta interculturale. Quello che c'è di vero è che noi scrittori interculturali abbiamo creato un genere letterario, un movimento letterario pan-europeo. Forse l'unico dopo questi grandi movimenti letterari come il romanticismo o come il classicismo o come la letteratura del Rinascimento, che erano dei movimenti letterari europei. Credo che questo sia una cosa molto interessante e forse gli scrittori, non so come chiamarli, scrittori nazionali, monoculturali, avvertono questa loro esclusione da un movimento così vasto. Chi invece si è opposto in modo reale sono state le case editrici tedesche che pubblicavano negli anni 70, 80, autori culturali che scrivevano in francese, inglese, svedese, eccetera, eccetera,
ma facevano finta che all'interno di 12 milioni di immigrati non ci fossero degli eventuali scrittori, cosa impensabile. Immaginarsi una città con 12 milioni di abitanti dove non ci sono degli scrittori, degli artisti, dei musicisti. Ecco, questo è quello che rende ciechi quando si è presi dal proprio monoculturalismo, dalla propria appartenenza culturale nazionale. Questo è tutto quello che riesco a dire su questa domanda, ma fino a che punto hanno reagito con buona volontà o con interesse, con simpatia, ma non credo che ci siano state delle grandi manifestazioni. Ci sono stati senz'altro dei grandi conflitti. Poi c'è l'altra domanda, fino a che punto la ricerca scientifica su questa letteratura si sia esposta, ma non si è esposta per nulla. Hanno aspettato che fossero altri a esporsi, ma questa è tutta un'altra domanda. Verliebte Wörter von der Bahnbrücke kurz vor dem Pass und vor der Sommer fallen Buchstaben, klein und groß in alle Farben herunter. Ein namenloser Sturzbach nimmt sie auf und führt sie zum breiten Strom im Tal. Aus ihm fischen jungen Frauen und Männer die Schönste heraus. Verliebt entwerfen sie Wörter. Für eine Idee, für das Leben, für ihren nächsten Streit. Non lo so, forse è solo una mia impressione personale, ma io da tempo non riesco a trovare degli autori interessanti sia nella letteratura contemporanea italiana, sia francese, sia inglese, sia spagnola. Quelli che riesco a leggere sono sempre autori che io chiamo interculturali, anche se loro molto probabilmente direbbero che non lo sono. Ma i temi, il modo di raccontare, l'impostazione delle opere, secondo me li definisce come interculturali. Quindi ci troviamo ad un bivio tra autori che continuano le letterature nazionali e sono finiti in questo vicolo cieco del provincialismo, e autori che vogliono andare al di là. Ma sono già andati, perché in realtà in Europa c'è una letteratura che io chiamo interculturale, definita attraverso la corrispondenza dei contenuti, indipendentemente da in quale lingua scrivono, e anche attraverso la corrispondenza delle tecniche narrative e anche dell'estetica che perseguono in queste loro opere. È chiaro che gli scrittori che rimangono all'interno della loro lingua, della loro cultura, hanno una funzione, è chiaro che possono produrre delle opere brillantissime, ma sono autori limitati nel tempo. Gli autori che scrivono in una letteratura progettuale in cui si cerca di capire come sarà lo sviluppo dell'Europa o anche all'interno del proprio paese, credo che siano gli autori che avranno più importanza per le generazioni a venire, che si porranno quella domanda che ti sei posto anche tu. Ma che cosa è avvenuto prima che si formasse questa cultura in cui io vivo attualmente?
Il mio contributo al cambiamento della poesia in lingua tedesca attuale consiste in un cambiamento di prospettiva, cioè non tanto nel cambiamento della lingua, in quanto spostare la prospettiva che osserva o che riproduce in arte la vita di chi vive in emigrazione. Quindi non vederla dall'alto, come impone la lingua tedesca, ma vederla in senso orizzontale o addirittura dal basso. In tal senso la mia poesia è completamente diversa da quella che si scrive in Germania o in Austria. Sono io a parlarti di questo mare che ci unisce e divide da sempre, perché altri te ne parleranno senza di me. A vederlo immobile nel suo blu innocente, dopo notti di sabbia e di morti insepolti, mi si è aperto l'animo ad un unico grido, senza eco, tanta è la vastità. Chiuso in giorni di attesa, alla fine consegnerò il mio corpo alla perfidia di Caronte, perché mi sia data vita lì dove non sono nato. Ci è voluto del tempo, ovviamente, ma poi la mia poesia è entrata a far parte del canone scolastico, nel senso che molte poesie sono state riprese nei sussidiari per l'insegnamento della letteratura nelle scuole tedesche. Ancora oggi mi arrivano delle richieste di che cosa penso io a proposito di una poesia che loro devono interpretare a scuola. Quello che posso notare è che delle mie poesie sono state riprese soprattutto quelle degli inizi, dove c'è una reazione immediata alla situazione esistenziale degli immigrati. È una cosa strana perché ho iniziato a scrivere dopo un po' una lite con un giovane scrittore che, ad una mia critica su un giornale italiano di Francoforte, aveva risposto: "Se sei più bravo tu, provaci tu". Ci siamo incontrati, è nata un'amicizia e questa amicizia dura per ancora oggi. Quindi ho iniziato a scrivere a metà degli anni 70, ovviamente poesia, e ho deciso di scrivere anch'io lingua tedesca perché sia Franco Biondi, con cui avevo più o meno discusso di che cosa può essere la nostra letteratura fuori dall'Italia, sia perché lui già scriveva in tedesco e sia perché la nostra idea già fin da allora era quella di voler creare una lingua tedesca capace di esprimere la vita, i bisogni, i desideri, i sogni, le necessità degli immigrati, ma esprimerla con dignità, proprio perché agli immigrati era stata negata questa dignità umana, riducendoli a forza lavoro e poi nei lavori più umili. Ecco. Ma non eravamo soltanto Franco Biondi ed io a fare questa riflessione, c'erano ovviamente scrittori provenienti da altre minoranze che la pensavano come noi o noi la pensavamo come loro.
alla tua possibile domanda se ci siamo riusciti a creare una lingua tedesca che esprima con dignità la vita degli immigrati all'interno della comunità tedesca, oggi, a 50 anni di distanza, direi di sì. Lo direi perché esistono le opere che documentano che con noi è nata una letteratura interculturale in lingua tedesca che prima non c'era, che continua ad esserci e che continuerà ad andare avanti. Come sai, mi occupo di letteratura interculturale in Europa, non soltanto in Germania, in Italia, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, da ormai più di 30 anni, diciamo così. Non ho mai provato a definire che cos'è la letteratura interculturale, perché è una letteratura in via di sviluppo e quindi si rischia sempre di prendere delle cantonate. Due anni fa ho impostato un volume sulla letteratura degli italiani, scrittori italiani in Germania, per le scuole tedesche, quindi un volume didattico. A questo punto ho dovuto definire che cos'è la letteratura interculturale. E la mia definizione si basa sulla lingua della letteratura interculturale e l'ho definita nel modo seguente. Per letteratura interculturale intendo una letteratura che nasce dal rapporto dialogico tra le lingue. Lingue che si riferiscono a memorie storico-culturali diverse tra loro. Quindi per dialogico intendo, come intendeva Bakhtin, uno scambio pieno di rispetto, uno scambio inclusivo del diverso. Per diversità di memoria storico-culturale intendo far presente che la letteratura interculturale non può nascere come rapporto tra la lingua nazionale e la lingua regionale di uno stesso paese, perché sia la lingua nazionale sia la lingua regionale si rifanno alla stessa storia, alla stessa memoria storico-culturale del territorio in cui vengono parlate. Quindi dell'Italia, della Germania, della Francia. Non c'è nessuna diversità. Allora, per rispondere alla tua domanda sulla differenza tra l'intercultura in Europa e nel resto del mondo, direi che bisogna fare una distinzione di base. Ne parliamo a livello di Stato, a livello di società, o a livello di arte. Se ne parliamo a livello di Stato, in Europa l'unico Stato interculturale o molto culturale è la Svizzera. La Svizzera che si compone di quattro culture, quella francese, quella tedesca, quella ladina e quella italiana, organizzata in uno Stato unico, con una legislazione unica per le quattro culture. Se parliamo di intercultura all'interno delle società di immigrazione, come sono la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda, la Germania, l'Italia stessa, ma anche la Grecia, un po' tutta l'Europa occidentale, allora bisogna tenere presente che nel corso dell'immigrazione si sono formate delle comunità etnoculturali che però sono chiuse in se stesse, cioè solo in relazione
con la cultura d'accoglienza, ma ogni comunità etnoculturale non ha rapporti con le altre. Se poi ne parliamo a livello personale dei singoli immigrati, allora è chiaro che si ha la fondazione di, io le chiamo così, famiglie interculturali, dall'incontro o dalla decisione di un padre, di una madre o di una madre e di un padre proveniente da culture diverse, un po' come la mia. Se invece ne parliamo a livello di arte, è chiaro che la vera intercultura o la vera interculturalità è nella letteratura scritta da autori, sia quelli che hanno scelto la lingua tedesca, la lingua francese, l'inglese, spagnola, greca e così via, sia di quelli che continuano a scrivere nella lingua di provenienza, ma che trattano temi impostati all'interno della società in cui sono andati a vivere. Questo, secondo me, è una premessa fondamentale per capire le differenze che ci sono in giro per il mondo. Detto questo, però, bisogna tenere anche presente che e qui devo fare una pausa perché mi devo riconcentrare, che l'interculturalità, l'interculturalismo è una fase, cioè è la fase, diciamo, fondante delle comunità, dove le comunità etnoculturali riescono ad ottenere dalla società di arrivo tutte le garanzie e tutti i diritti che gli spettano. Detto questo, è pur vero che nel corso degli anni la società dominante assorbe questi impulsi, a volte li porta in avanti come forme di rapporto, altre volte invece li riassimila e quindi vengono fagocitati e annullati. Un esempio tipico di questo tipo di azione che avvengono all'interno delle società di immigrazione è la storia del premio letterario Adalbert von Chamisso. Nato come un premio letterario interculturale, quindi sia per scrittori che hanno scelto il tedesco, sia per scrittori che continuavano a scrivere nella propria lingua, nel corso degli anni è diventato prima un premio letterario sotto il motto Tante culture e una lingua, quindi siamo già in una fase fagocitante, e poi alla fine era diventato un premio letterario per autori che avevano cambiato cultura. Quindi siamo arrivati dal movimento interculturale fondato tra gli altri anche da me, siamo arrivati alla più piatta germanofonia che si possa immaginare, perché non c'è nessuno che può cambiare cultura, a meno che non si voglia dichiarare il cambio della cultura come qualcosa di necessario, l'assimilazione totale. Qual è il rapporto tra le diverse minoranze etnico-culturali che si sono formate all'interno del territorio della Repubblica Federale dal 1955 ad oggi? Io personalmente ho creduto in un rapporto solidale, in un rapporto che ci potesse mettere insieme come interlocutori del, chiamiamolo così, del padrone di casa.
realtà ciò non avviene, era una mia speranza da chi era passato attraverso gli anni del 1968, quindi una speranza più politica che fattiva. Questo diciamo nel campo della realtà, ogni etnia pensa a se stessa, anche se ci sono dei tavoli dove ci si incontra, dove si discute, ma poi in realtà ognuno tira l'acqua al mulino suo. Ciò però non avviene nel campo della letteratura. Non avviene nel campo della letteratura perché la letteratura interculturale è una letteratura progettuale, cioè una letteratura in cui si pensa al futuro, perlomeno qui in Germania, perché la letteratura interculturale in Germania non nasce dalla necessità di dover elaborare un passato coloniale, come avviene nella letteratura interculturale francese o inglese o spagnola. Quindi nella letteratura interculturale in lingua tedesca, ma anche in tutte le altre lingue presenti nel territorio della Repubblica Federale, si pensa ad un avvenire e quindi vengono elaborati dei modelli come potrebbe essere un futuro dove le minoranze, la maggioranza convivono in santa pace. In più c'è il fatto che attualmente in Europa c'è questo grande progetto interculturale che è l'Unione Europea, cioè l'Unione Europea che si sta costituendo sempre come una dimensione culturale più unita, più coesa e quindi più in pace con se stessa. Ma le comunità etnoculturali, con la loro presenza e con le loro prestazioni sul campo di lavoro, hanno senz'altro imposto alla società che le ha accolte un modo di comunicazione diverso, cioè non è più un modo di comunicare il padrone di casa con chi è arrivato, ma è un modo di comunicare in senso orizzontale, da chi c'era prima e da chi attraverso le sue prestazioni ha acquisito i diritti di cittadinanza, di appartenenza a una società del futuro, non certo a una società che gli autoctoni hanno alle loro spalle. Cioè questo è senz'altro. È chiaro che col tempo, se non ci saranno altri flussi immigratori che continueranno questa nostra attività iniziata nel 1955, è chiaro che tutto diventerà molto più tenuo e molto probabilmente verrà riassorbito da una cultura che però non è più la cultura tedesca prima del 1955. Io ho sempre cercato la vicinanza con altri artisti per un motivo egoistico forse, per poter arricchire la mia estetica attraverso l'estetica della pittura, della musica, del cinema. Però c'è anche un altro motivo, di questa mia, ricerca di una lingua ricca di immagini, è che chi decide in età adulta di scrivere in una nuova lingua, in realtà scrive questa lingua attraverso gli occhi, cioè la scrive guardando quello che lui già conosce nella sua lingua. Quindi la scrittura non passa attraverso la memoria, ma soprattutto attraverso gli occhi.
sotto l'azzurro immenso della Sila, mi assale il verde dei tuoi occhi, sulle labbra che mi parlano non scopro ritmi che sfiorano la mente. I capelli non si negano agli anni e tu li ravvivi con intelligenza. Il naso non ispira i poeti. È l'amante che si inebria al sorgere della luna nuova. Si sfiora con la luce di questo fine agosto tra il verde dei castagni, la pelle del tuo volto intensa e tenera. Alle tue orecchie volpine affido le mie fantasie e raramente le adorno con pietre sottili.